E quindi eccoci tornati in diretta, poco più di 3 minuti al termine della sessione di qualifica. Siamo tornati ma con una situazione che rimane congelata, alcuni piloti che non sono riusciti a concludere in maniera ottimale il loro primo giro sulla gomma soft si sono poi migliorati con la gomma intermedia. Fra questi in 52.8 emerge Gianlo Cocu, che attualmente è in seconda posizione e si è riuscito a mettere dietro River Tsunami, che in 1.53.0, certo non un giro eccezionale per la gomma soft, ma forse un errore, forse molta più acqua, uscito più tardi degli altri, è in decima posizione. 53.2 per Advance Apple, che è tornato in pista munito di gomma intermedia. Con la stessa gomma si è appena lanciato Ferra con la Haas, che stasera sostituisce Sportiveggiante, poi Melissano e le due Racing Point, con Michael 14esimo, Tukumic 15esimo, senza tempo Filippo, lo dicevamo, in 16esima posizione. Ma ancora più grave invece la situazione di Stem, che si trova in 17esima posizione, fondo dello schieramento, per un'incredibile squalifica combinata al pilota McLaren per ostruzione della corsia box. Non abbiamo capito, magari poi se ne avremo opportunità lo cercheremo di capire anche nel dopogara, magari se si era girato all'ingresso del pit stop o se magari aveva battuto leggermente contro un muro e eventualmente cercando di fare manovra poi ha ricevuto questo avviso dal gioco. Nel frattempo, poco meno di 2 minuti al termine, 1 minuto 47 secondi per la precisione, Ferra cerca di migliorarsi, vediamo se ci riuscirà. In questo momento Ferra con 1.54.018 è in 12esima posizione, si sta provando a migliorare anche Michael, insomma dietro i piloti che hanno girato nel loro miglior tempo con l'intermedia ci stanno provando, sì. Tutti invece i primi 7, ovvero Raffo Idex, Kaiser Metz, Stopping Kestrel, Tia Prince Stalz, Patrick Sperry e Crive sono rimasti con il loro tempo, non sono più tornati in pista. Come dicevamo prima, appunto un'ottima prestazione anche appunto per la fortuna della situazione di queste qualifiche, di un'ottima prestazione da parte di Kaiser Metz e Tia Prince, che hanno preso la palla al balzo e ce ne hanno approfittato. In questo momento hanno guadagnato appunto la seconda e la quarta posizione, quindi sicuramente saranno da tenere d'occhio. Non ci sarà alcun obbligo dal punto di vista delle mescole, quindi i piloti potranno utilizzare le mescole che desiderano. Vedremo se ci sarà qualcuno che seguirà una strategia diversa rispetto agli altri piloti. Luca, che possibile ideale strategia ci potrebbe essere su questa pista? Allora, se per i piloti che avranno libertà di scelta di gomma, secondo me la gomma media sarà un'ottima gomma per la partenza, strategia abbastanza obbligata con la gara tendenzialmente spaccata in due fra la gomma soft e la gomma media. Non so se magari qualcuno vorrà tentare qualcosa di differente con la gomma hard. Nel frattempo vado a vedere i tempi con Ferra, che è passato sul traguardo, continua a spingere, non si è migliorato nel giro precedente, quindi rimane a 1.54.018 il suo miglior parziale. Sta girando anche Melissano, che invece si sta migliorando, mentre arriva in questo momento a zero il cronometro e arriva quindi anche la bandiera a scacchi sul circuito di Spa-Francorchamps. Melissano lo vediamo ora a Blanchimont, lanciatissimo tutto Gars verso la bus stop. Vediamo dove si posiziona il pilota Ferrari, chicane della bus stop, la percorre in maniera corretta, nessuna sbavatura dal posteriore, il pilota Ferrari si posiziona in decima posizione, riesce a risalire la china, a guadagnare l'ultima entry per la top 10 con un tempo di 1.52.540 millesimi, ma ovviamente deve stare attento anche ai suoi Advance diretti inseguitori, con appunto Advance Apple, che in questo momento sta per tagliare il traguardo e lo taglia in un decima posizione con un distacco di 3 decimi scarsi. Ferra sta scendendo, se tutto va bene, intorno a un 53.4, 53.2, e infatti 53.410 si migliora non di poco, 7 decimi, ma non guadagna nessuna posizione, ha tolto 3 decimi invece nel settore centrale Michael, che potrebbero assolutamente non bastare e non basteranno perché il giro è annullato, largo in uscita da Blanchimont, giro annullato, il suo compagno di team Tukumic invece è un giro lentissimo perché ha un tempo superiore ai 2 minuti e non è ancora arrivato alla bus stop, quindi probabilmente un giro che non conterà per Tukumic. Vediamo, perché a volte c'è una Gianlu che si mette in nona posizione, sì, e si migliora conferma leggermente, sì.
Quindi conferma e consolida. E tu, Kumix, sul traguardo senza migliorarsi, quindi rimani dietro. E quindi questa è la classifica finale multicolor, con i piloti che hanno usato diverse gomme. Raffo Irex davanti a tutti in prima fila, affiancato da Kaisermetz, seconda fila per Top Inchester e Tia Prince, poi Talz, Speri, Crive, Paolo, Giallo, Koku, Melisano, Advance Apple, River, Tsunami, Ferra, Michael, Tukumik, e come detto in fondo vedremo partire Filippo e Sdem. Una gara intanto sarà molto curioso e interessante nel vedere quelle che saranno le condizioni meteo. Non lo sappiamo, ma la sensazione mia personale è che, non avendo visto i leader della classifica scendere in pista con la gomma intermedia quando magari potevano approfittare di quei 9-10 minuti di sessione per tastare e prendere confidenza con una pista più scivolosa, mi fa pensare che almeno l'inizio di gara non sarà bagnato. La possibilità è palpabile, perché appunto, come dicevi tu, con tutto quel tempo a disposizione, se non sono scesi in pista per avere un po' di feeling con le gomme intermedie, è molto probabile che non ci siano, come possiamo vedere in questo momento, non ci siano dei problemi per quanto riguarda le precipitazioni. Infatti in questo momento la gara, con tutti i pronostici, partirà con un bel sole che riscalderà riscalderà l'asfalto del circuito di Spa. E quindi, come detto, andremo a vedere tra poco quelle che saranno le scelte delle gomme, le scelte strategiche dei vari piloti, soprattutto attenzione a quella che sarà la scelta di Sdem, che dopo i risultati dell'Ungheria si è portato in quarta posizione in classifica, pari merito con Giallo Koku, entrambi a 109, ma lontani 90 lunghezze da Raffo Idex, che è in seconda posizione. Ormai direi una, per quanto manchino ancora diverse gare, salvo sconvolgimenti, una lotta al titolo che è ristretta due, appunto, fra Raffo Idex, sì, che insegue Top Inchestrel, 234 punti per Top Inchestrel, 199 per Raffo Idex, Indy, per cui 35 lunghezze di differenza fra il pilota della Mercedes e il pilota della Red Bull. Ultimi secondi prima di andare in griglia e di scoprire finalmente le strategie dei piloti, quindi vediamo quelle che sono le gomme. E quindi abbiamo, sì, i primi 8, perché erano gli unici piloti che avevano finito il loro tempo con la gomma rossa, che scattano appunto con la stessa gomma. Per quelli che invece hanno avuto libertà di scelta, Giallo Koku, Advance Apple, River, Tsunami, Tukumik, Filippo e Sdem scattano con la gomma media, gomma soft invece per Melisano, che scatta la decima casella, Ferra 13° e Michael 14°. Strategia Indy, per cui differenziata in casa Racing Point, forse anche per evitare problemi al pit stop. In questo caso i due piloti, salvo casi eccezionali, si fermeranno in due giri differenti. Curiosa quantomeno, secondo me, la scelta di Melisano, perché è vero che, tolto Paolo, i primi sette partiranno tutti quanti con la gomma soft usata, ma in mezzo a quel traffico, soprattutto anche Ferra e Michael, secondo me, capisco magari la voglia di provare a saltare qualcuno al via, fare più passo all'inizio e magari conservare del margine per fine gara, ma non mi sembra una scelta azzeccata per chi parte nel traffico. Sono d'accordo, però correggimi ovviamente se dirò qualche menata, però potrebbe essere interessante, in quanto appunto i primi 8 piloti, non avendo effettuato il loro tempo con gomme soft, avranno comunque un minimo di usura, mentre ovviamente in percentuale risicata, mentre Melisano partirà con coperture fresche, quindi potrebbe essere magari che il pilota Ferrari possa rientrare un giro dopo rispetto ai suoi diretti avversari che stanno nelle posizioni più avanti. Non è detto, ovviamente, vedremo come si evolverà la gara, però appunto per il pilota Ferrari. Attenzione anche alla strategia e all'undercut, che può essere una mossa vincente non solo dal punto di vista strategico, perché si va più veloci, ma anche perché molto probabilmente, se i piloti saranno molto vicini, è molto probabile che si resterà a trenino su questa pista. Il sorpasso non diventa assolutamente agevole quando si è uno dietro l'altro col DRS e appunto la scia vicendevole dei piloti davanti.
la strategia può fare la sua parte, perché magari un undercut può permettere ai piloti di guadagnare quei decimi importanti che potrebbero permettergli di mettere fuori dal secondo gli avversari, provare ad allungare ed eventualmente mantenere un margine per evitare appunto questa situazione a trenino. Ma ovviamente massima attenzione sul primo giro, massima attenzione sul tornantino di La Source, sulla fonte, che è la prima curva, e attenzione sì, ovviamente anche a quello che succederà in fondo al rettilineo del Kemmel quando arriveremo alla staccata di Lecombe. Ovviamente 50% alla metà della distanza reale, quindi 22 i passaggi totali da effettuare in questa gara per circa 154 km di percorrenza. Stanno tornando tutti quanti sulla griglia di partenza, e allora Alessandro ti giro subito una domanda, bruciapelo. Vai. E quindi pronostico. Pronostico, io ti dico la Fedex. E io anche stavolta ti dico Raffo Idex, dai, andiamo in sintonia. Intanto rivediamo ancora la strategia, ovviamente spezzata in due, soft media o soft hard, direi che difficile vedere la gomma hard. Dimmi Ale. Dico soltanto un'ultimissima cosa prima che i piloti partano, noi non siamo responsabili di ciò che accadrà alla Idex. Io vi avviso, prego. E allora attendiamo l'accensione dei semafori, pronti per la partenza con una, due, tre, quattro, 5 luci rosse, lo spegnimento, il via del Gran Premio del Belgio, si spengono le luci, partono le vetture, ottimo scatto di Raffo Idex in partenza, Topping Kestrel invece cerca subito di affiancare Kaiser Metz e si riesce a portare in seconda posizione subito all'inseguimento. Attenzione alle vetture dietro perché c'è molta confusione, con Paolo che deve andare largo all'uscita della Surs per evitare problemi, Serpentone che si snoda e attenzione, perché davanti ovviamente ci sarà subito battaglia. Raffo Idex brillante al via, ha messo subito tanto margine fra sé e Topping Kestrel, che quindi vanno tutti in fila indietro. Attenzione a Patrick Speedy che va all'interno per tentare l'attacco nei confronti del Tia Prince, che ancora però va al contrattacco andando tutto esterno, poi avrà di nuovo l'interno. Attenzione perché dietro ci sono anche Paolo e Melissano, si arriva quasi in quattro alla staccata di Rivage. Alla fine il Tia Prince riesce a mantenere la posizione dall'attacco appunto di Patrick Speedy, qui che rimangono quindi rispettivamente in quinta e sesta posizione, e così va via il primo giro. Anche Crive molto vicino al posteriore della Ferrari di Melissano, e intanto andando a vedere anche la partenza. Intanto ti dico un'ottima prestazione da parte di Tald, che riesce a guadagnare due posizioni e si porta in terza con Kaiser, ma che forse non ha avuto uno spunto particolarmente buono all'inizio della partenza. Le Alfa Tauri forse non hanno avuto un buono spunto e sono scivolati in quarta e in quinta posizione rispettivamente. E stiamo andando quindi alla conclusione del primo passaggio dei 22 totali previsti. La Red Bull con Raffo Idex al comando, Topping Kestrel subito minaccioso, subito vicino, non meno lontano Tals con la McLaren, e si chiude il primo giro con Raffo Idex al comando. Ovviamente primo giro non lanciato in 1.48.9, ma vedremo dal prossimo passaggio quelli che saranno i passi veri dei piloti, con il gruppo che si inizierà a sgranare, inizierà a esserci un pochettino di selezione, mentre attenzione perché c'è qualcosa in curva 1, Filippo? No, Giallo Cocu. Giallo Cocu. Forse ha avuto un contatto. Giallo Cocu deve stare attento perché ha un solo punto licenza. Intanto c'è davanti Raffo, che però alla staccata di Lecombe riesce a mantenere la posizione nei confronti di Topping Kestrel, poi Tals, poi ovviamente sempre le due Alfa Tauri con Kaisermet davanti a Tia Prince. Melissano intanto in settima posizione con Patrick Speedy, che invece è molto vicino all'Alfa Tauri di Tia Prince. Ti segnalo che Advan Seppel ha un danno all'ala, credo, e quindi è molto probabile che rientrerà nei prossimi giri. Con lui il contatto con Giallo Cocu, l'episodio forse fra lui e Giallo Cocu, credo fossero vicini. Ho visto Giallo Cocu girato e Advance che perdeva posizioni. Mentre attenzione, River, mamma mia, con Tukumic prova ad attaccare anche Ferra, di gran carriera, arriva da dietro anche Sdem, vicinissimo per un nulla. Non va a toccare, c'è un danno anche per Melissano, leggero, 12% sulla parte sinistra.
Tanto la situazione in questo momento nella parte alta della classifica è normale, tutti i piloti sono in questo momento al di sotto del secondo, siamo al terzo giro su 22 previsti, il DRS in questo momento è abilitato, per cui i piloti potranno avere vantaggio per, utilizzando l'ala posteriore mobile. Box quindi per Advan Seppel che va dentro, direi oltre all'ala nuova potrebbe arrivare una gomma dura, e infatti è così, gomma dura, sì, per andare fino in fondo e tentare qualcosa di diverso. Sdem, vediamo se vanno attaccato a Pinkestrel, mentre c'è anche Sdem che va su Ferra. Sdem su Ferra prima della, topping, delle Rouge. Topping davanti alla staccata di Lecom, davanti a Raffo Idex. Continua la staffetta e continua a rimanere attaccato Talz, mentre a un secondino c'è Kaiserwetz. Sembra che i primi tre vogliano tentare una leggera fuga. Vedremo se ce la faranno. Per il momento resiste all'interno della zona di RS Kaiserwetz. Tanto ti segnalo anche Ferra, che in questo momento ha avuto penso uno scambio con Sdem. Completamente rotata. Sì, sì, esattamente, sì. L'ala completamente rotta. C'è stato uno scambio con Sdem, che purtroppo, dove purtroppo il pilota ha avuto la peggio, con Sdem che evidentemente infuriato totale, impazzito totalissimo, cerca di superare al Puon la River Tsunami, ma per fortuna rimane dietro, ma è veramente, il pilota McLaren è veramente molto vicino agli scarichi dell'Alfa Romeo di River Tsunami. E ovviamente Sdem sa di avere più passo, sa di dover perdere meno tempo possibile, va subito all'attacco all'uscita della Paul Frère nei confronti di River Tsunami, va subito al sorpasso, sale in dodicesima posizione, ora è a un secondo e due da Tukumic che in undicesima entra in 46.098. Topping Kestrel fa segnare il nuovo giro più veloce della gara. Intanto appunto vedo Sdem che è veramente molto carico, sta utilizzando, sta sfruttando, sta spremendo le coperture medie della Pirelli, sta continuando a guadagnare posizioni anche Gianluca, che in questo momento ha superato Filippo. E supera e guadagna la, in questo momento la 14ª posizione. Intanto andiamo lì davanti con Raffo Idex che apre il DRS di un distacco di neanche un decimo, si affaccia ma non riesce a finalizzare l'attacco, forse anche per cercare di mantenere un traino, cercare di scappare dai piloti che gli stanno dietro. Infatti tra il pilota Red Bull e Talz adesso c'è un distacco di 5 decimi 6 decimi, quindi può essere tutto a vantaggio del duo Topping Kestrel Raffo Idex tentare di farla fuga. Ferra? O c'è stato un errore o è una follia? A meno che non sappiamo che venga a piovere, perché mi sembra un po' folle come scelta. Sicuramente una scelta però, che non lo porta in fondo considerando che aveva già la soft. Vero, ma Advan Seppel avrebbe dovuto montare una gomma più morbida. Allora in questo caso se ci fosse stata pioggia, strano. Eh sì, perciò. Strana scelta da parte del pilota Haas, probabilmente c'è stato un piccolo errore dovuto anche probabilmente ai contatti avuti precedentemente. Speriamo riesca a risolvere questa situazione. Sdem intanto è arrivato nei tubi di scarico di Tukumic, che è a un secondo e tre da Krive, quindi non avrà il DRS mentre lo avrà Sdem, e vedremo se riuscirà a mettersi in condizione di tentare un attacco già alla fine di questo passaggio. Intanto un altro giro concluso lì davanti, mentre Michael ovviamente va a segnare, no, ovviamente un tubo, giro più veloce in 46.0, avevo messo in conto che fosse rientrato, invece assolutamente no, in nona posizione agli stessi giri sulle soft degli altri. Sì, è a ridosso della Red Bull di Paolo, stanno percorrendo in questo momento lo Rouge Redion, sono sulle tenue del Kemmel, quasi sicuramente Michael in trazione ancora prima di effettuare la staccata, supera appunto Paolo e guadagna l'ottava posizione. Mentre deve aver fatto un errore Sdem, che era a meno di un secondo da Tukumic, si ritrova invece adesso a quasi un secondo e mezzo. Non vorrei che abbia fatto un errore o in uscita trazionando dalla Source o nella salita di Eau Rouge.
Vedo che ci sta facendo qualche bloccaggio il pilota McLaren, non vorrei che avesse già dei problemi alle gomme, mi sembra strano. Forse ha magari delle temperature un po' troppo alte rispetto al normale, vediamo come se riesce a stabilizzarsi, se riesce a ritornare subito sotto gli scarichi di Tukumic, visto che ha già riguadagnato il distacco ed è già sotto il secondo. Toppinghester quindi continua ad andare al comando, si apre un pochettino il gap con Kaisermetz, che ora è in maniera un po' più netta fuori dal DRS del terzetto di testa, che è chiuso da Talzi in terza posizione. Occhio ovviamente nei prossimi giri, massima attenzione agli avvisi, anche qui pista molto severa in cui la direzione di gara FIT non si affida appunto ai tempi, continua a migliorare Toppinghester in 45.8 mentre va in box proprio Kaisermetz, che prova qualcosa di diverso ma forse stava già iniziando a soffrire un po' più degli altri. Vediamo, monta delle gomme gialle. Medie. Sì, gomme medie, abbiamo visto Kaisermatt soffrire leggermente in Ungheria sull'usura delle coperture, vediamo se riesce il pilota Alfa Tauri. Occhio perché si difende, Topping va interno nei confronti di Raffoides, che invece si fa vedere esterno, ma la tira molto bene, la staccata Topping all'interno, riesce ancora a difendersi. Talzi in questo momento rimane lì dietro, rimane tutto sommato Tukumic. Spettatore, Tukumic su Krive. Sì, e ce la fa Lecombe, sale nono e mette fra Sesdem appunto Krive, che ora quindi non vede più il mirino di una vettura color rosa, ma vede il suo mirino su un codone con scritto Renault, ed è quella di Krive. Sì, diciamo che in questo momento la carica, il suono della carica di Sdem in questo momento ha cambiato appunto obiettivo. Vediamo se Mr. Krive riuscirà a fare spalle larghe e a difendersi. Intanto Melissano non sta andando male, mantiene 2,5 secondi di vantaggio nei confronti di Michael, nonostante appunto, l'avevamo detto in precedenza, abbia un 12% di danno sulla paratia sinistra dell'ala anteriore, quindi comunque sta ben figurando in questo momento e continua a guadagnare un altro paio di decimini. Box, Topping Kestrel e Raffoides, entrambi dentro mentre continua Talzi che va più lungo. Anche il Tia Prince e Patrick Speri rientrano a catena ai box. Sì, occhio perché perde tempo Topping, perde tempo. Aia. Topping, no, pardon, era già ripartito, lo vedevamo, sì, lo vedevamo fermo, però vedevamo passare anche le vetture di Patrick e Tia Prince, quindi era plausibile il fatto che magari potesse rimanere fermo più del previsto, mentre Raffo con la Red Bull aveva il box due piazzole più attenzione, avanti. Attenzione, escono perché nel traffico. Raffoides esce nel traffico, mette Topping Kestrel tra sé e Sdem 4 secondi di distacco, quindi Raffoides in questo momento ha dei problemi. E invece chi ha guadagnato invece è Topping Kestrel, che ha messo 2,5 secondi più due vetture, e in più stanno lottando davanti River e Giallo Koku, e di certo andranno lunghi con questa gomma, insomma per Raffo non saranno assolutamente clienti facili, forse no. È un punto di svolta assolutamente negativo per la gara di Raffo. Da qui si decide tutto, vediamo se il pilota della Red Bull subito riesce vicino a sbagliarsi subito, e infatti vedo che è subito negli scarichi di Riverson. Mamma vediamo mia. Se tenta l'attacco al qui. Pulmon, non farlo, che pelo mamma signori. Mia, ma purtroppo sta cercando davvero tutto esterno nei confronti di River, ancora tenace nella difesa, non gliele starà sicuramente mandando a dire Raffo. Diciamo che lo sta invitando caldamente a farsi da parte, mettiamo in questo modo. Ricordo una scena molto singolare fra Piquet e Salazar nell'86 ad Hockenheim, ecco. No, siamo in fascia protetta, ci si dissociamo ovviamente. È vicinissimo, arriva Kaiser che ovviamente ha riguadagnato tutto quello che aveva perso. E intanto tu ancora Tukumic, Raffo. Michael, no. Paolo e Krive box. Sì, esatto, scherzavo. Scherzone burlone, Raffo non ce la fa a rimanere. E guarda dov'è di più Topping dietro. Guarda Mamma dov'è mia. Topping, è lontanissimo. Erano attaccati dentro Raffo alla Source. La chiude
fa anche spallucce se non spallate nei confronti di River Tsunami, e allora non perde tempo, si inserisce anche Kaiserwetz, passa anche lui, si mette subito all'inseguimento di Raffo Ilex, che ora avrà un cliente ancora più scomodo perché si dovrà difendere dall'attacco con DRS di Kaiserwetz, e sarebbe secondo me per lui ancora peggio se il pilota dell'Alfa Tauri si dovesse riuscire a mettere davanti. A occhio alla staccata, si fa rivedere per un attimo anche River Tsunami. Alla fine Raffo Ilex mantiene la posizione, ora fondamentale per il pilota della Red Bull rimanere davanti in questo tratto misto, fare margine e mettersi in sicurezza per avere poi in modo di resettare il cervello e tentare l'attacco a Topping Kestrel, che però è davvero proibitivo. 5 secondi e mezzo erano attaccati. Intanto ci segnalano dalla chat un lag da parte di Paolo, quindi sarà sicuramente da verificare. Intanto lì davanti Sdem si è riportato sotto a il mezzo secondo di distacco da Tukumi, che vedremo se effettuerà un attacco. Intanto vedo che Raffo ovviamente ha messo il turbo, perché se non vado errato il distacco tra sé e Gianluco era di 2 secondi e 9 se non sbaglio, e si è già diminuito di un secondo. Quindi intanto Talz rientra ai box, teniamo d'occhio anche Melissano che rientra box anche lui. Melissano che con buona probabilità andrà a sostituire anche l'alettone anteriore che era leggermente danneggiato, lui era dalle primissimi giri, dalle primissime fasi di gara, mentre ci stiamo avviando. Topping Kestrel 1:45.524 segna il nuovo giro veloce della gara, lo fa con questa gomma media fresca. E intanto ti dico che in realtà Melissano... Sì, vai. Vediamo dove esce... Appena dietro Gianluca, che però si deve ancora fermare, è secondo Talz, è un secondo davanti a sì. Raffo. Vero, assolutamente. Intanto Melissano è rientrato, ma non ha sostituito l'ala, di conseguenza in questo momento continua con probabilmente il danno si sente bene. Probabilmente sì, si sente bene. Attenzione sì. Però attenzione però che Tato Sdem ha guadagnato la testa della corsa, il Tia Prince e River Tsunami ovviamente ne approfittano delle gomme fredde da parte del pilota Ferrari Melissano. Melissano e guadagnano subito dietro, mamma che rischio, è subito dietro a River e Tia Prince. Ovviamente River ha un passo minore di questi piloti che stanno cercando di scavalcarlo, sono dietro anche con le gomme più fresche, però ovviamente River fa la sua gara. Assolutamente, assolutamente. Infatti River Tsunami è un ottimo difensore, devono cercare di superarlo con le unghie e con i denti. Infatti il Tia Prince riesce a guadagnare di forza la posizione su, mamma mia, anche Melissano su River Tsunami nel tratto misto. Mamma mia, quanta ne ha di più qui Paul Frère, grande sorpasso, mamma mia, grande rischio, grande pelo, molto bravo Gianlu con Raffo Ilex che si porta davanti e si mette in quinta posizione e si mette a caccia di Talz. Sì, un secondo e quattro di distacco e lì lo vede. Per cui, ma adesso Raffo Ilex deve cercare di difendersi appunto dai possibili attacchi della Renault di Gianluca, che in questo momento avrà la possibilità di poter utilizzare l'ala posteriore mobile, per cui sarà interessante vedere se riuscirà a difendersi il pilota Red Bull dagli attacchi della Renault di Gianluca. Siamo e allora sul... vediamo. Vai vai. Allora vediamo Gianluca prova a farsi all'interno, però è molto lontano, mentre Crive va al sorpasso nei confronti di Filippo, davanti anche Michael con River Tsunami che rimane esterno, Michael interno, ancora i due che si incrociano, ancora River che riesce a difendere la posizione, difesa con River che ancora va verso il centro della pista, prende l'interno Michael nei confronti di River che però non riesce a mantenere bene la corda. Attenzione al contatto, vediamo se si infila anche Paolo subito interno nei confronti di River che fa il possibile se non l'impossibile, ma si vede scavalcato anche da Paolo che però va larghissimo. Attenzione lì perché l'esterno della pista tende a essere anche molto scivoloso, ma riesce a chiudere la manovra Paolo, riesce a chiudere la manovra su River Tsunami, guadagna la 12ª posizione.
Intanto Melisano è a 4 secondi, va bene, 4 decimi di distacco dalla prima Alfa Tauri del Dia Prince. Sta guadagnando poco a poco, vediamo se riuscirà a tentare l'attacco successivamente. Pilota Ferrari, in questo momento sono alla bus stop, il rettilineo principale non ha abbastanza, secondo me, spazio per poter tentare un attacco, si farà sicuramente vedere, ma il terreno di caccia per Melisano sarà sicuramente il rettilineo del Camel. Sì, direi che Melisano deve marcare stretto qui il Tia Prince per poi andare a tentare l'attacco sul Camel. Eccolo qui, mamma quanto ne ha di più già Rouge, quanto esce attaccato, è già praticamente affiancato. È già affiancato e già lo supera. E già va davanti, sì. È uscito con una velocità molto superiore sia dal tornantino di La Source sia nella salita dello Rouge. Intanto lì davanti Raffo Idex guadagna un decimo, uno o due decimi sulla McLaren di Talz, e si porta a ridosso della zona di RS. Arriva. Mentre Topin Kestrel in questo momento è a 7 decimi di distacco da Tukumic, per cui vediamo quando Sdem e Tukumic rientreranno in box. Dovrebbero farlo a breve, credo. Direi che la finestra è già aperta dalla metà gara in poi. Bandiera attenzione gialla. Bandiera gialla, si è girato Filippo e si è girato al Puon. E rientra in pista, sì, rientra in pista senza problemi. Né non ha danni. Tanto lì davanti vediamo sempre, vedo che se non sbaglio hanno proseguito Tukumic e Sdem, sì? Infatti sì. Loro proseguono, non è ancora Raffo il momento di box. Vicinissimo, sta arrivando, se è un pelo dal DRS. Intanto Topin Kestrel si è portato a 6 decimi di distacco da Tukumic, sicuramente ne potrà approfittare, ma Tukumic anch'esso ha la possibilità di poter aprire l'ala posteriore mobile, per cui non è Topping, un compito semplice. Ora Topping arriva in una posizione non facile perché ha davanti Sdem e Tukumic che sono uno dietro l'altro, perderà un po' di tempo. Se Sdem e Tukumic si fermano subito, o almeno uno dei due si ferma alla fine di questo passaggio, per Topping è un bene. Se non si fermano non sarà facile. Diciamo che Raffo in quel caso lì ha molte più probabilità di poter recuperare spazio e infatti di poter Topping recuperare tempo. Ha già perso un paio di decimini da Talz, che diventano ora 3 7. scende. Topping è in una situazione difficile che deve cercare di risolvere il più possibile. Forse gli va bene perché Tukumic, guardalo lì, è a un secondo e un millesimo, potrebbe non avere il DRS di Sdem. Infatti vediamo se il distacco dalla zona sotto di rilevazione torna sotto, non è abbastanza ancora, ma vediamo se rientra nei box in questa tornata. Siamo alla bus stop, Sdem rientra e Tukumic continua. Tukumic, vabbè, ma sarà una preda facilissima per Topping. In questo caso sì, il compito per Topping adesso si migliora notevolmente. Mentre giallo il distacco anche va dentro, mentre il distacco mi sa tra Talz e Raffo Idex che rimane sempre sul secondo, non era per un attimo un decimo, eccolo, forse in DRS questo giro. Filippo intanto 3 secondi, box per Sdem appunto e giallo Kogu, e vanno entrambi sulla soft. Intanto Raffo Idex ha modo di poter aprire l'ala posteriore mobile, sicuramente si avvicinerà a Talz come ha fatto Topin Kestrel, che ha superato Tukumic al termine del rettilineo del Camel. Raffo si è notevolmente avvicinato adesso con il DRS alla vettura di Talz, sicuramente con il tratto guidato guadagnerà qualche altro decimino, qualche altro centesimo, sicuramente nella prossima tornata ne vedremo delle belle. Raffo sta andando davvero davvero forte, però ovviamente ora Topin Kestrel cerca di ricostruire il suo margine. Mentre Talz ora è a 3 secondi e 3 da Tukumic,
sono già 4.5 la Topping. Topping ha tirato uno strappone immediato appena superato tu, come appena si è liberato del traffico. Sì, infatti già 1.5 secondi di distacco. Incredibile, per non dire terrificante, dipende da come la si vuole vedere. Dipende da che parte della barricata sei, ecco. Esatto, bravo, esattamente. Vediamo se tu, Comic, in questa tornata rientrerà in box. Intanto Snem è rientrato in 12ª posizione, infatti rientra. Tanto giro topping, record. Eccolo qui, 44.4 dietro 45.2 Rafoidex, 45.4 Talz. Però forse adesso questo giro va all'attacco Raffo. Sicuramente, intanto Tukumic, gomme soft per lui. Rientra molto dietro rispetto a Snem, molto dietro. Sì, sta uscendo ora dai box, già passato Snem con Paolo, abbastanza dietro, grande undercut di Snem, che si fa sentire ovviamente molto di più con la gomma soft. Tanto Raffo davanti all'attacco. Beh, Raffo all'attacco chiude. Chiude il sorbasso, si mette davanti al Talz, vediamo se ora riesce a fare l'andatura. 5 secondi tondi da Topping Kestrel. È un bel distacchino, diciamo. Sì, serve un mezzo miracolo. Vediamo, perché Raffo l'abbiamo sempre visto molto in forma per quanto riguarda l'andatura. Vediamo se riuscirà a recuperare il distacco sul pilota Mercedes. Advance Apple intanto davanti a Crive, si sente 12ª posizione con Crive che va lungo, lascia strada a Gianlo Coco, che tra l'altro è in lotta su una strategia differente, forse anche una scelta strategica da parte del team Renault. Snem con Michael, con Snem che riesce a superare la Racing Point, si porta in 8ª posizione, si porta subito alla caccia di Patrick. Sì. Soprattutto Snem con Patrick, che è il suo diretto rivale fondamentalmente, assieme a, se non vado errato, Gianlu Coco per la 3ª posizione in classifica piloti. Quindi Snem ha sicuramente di che guadagnare superando la Alfa Romeo di Patrick Speri. Intanto davanti fra Topping Kestrel e Rafoidex, Topping Kestrel 45.6, Rafoidex vediamo 45.3, 3 decimi da linea di Raffo in questo giro. Andando vediamo dietro con Snem che è attaccatissimo a Patrick, che però ha ancora il DRS di Tia Prince. Sì, però vedo che si è leggermente avvicinato al pilota McLaren, vediamo se riesce ad avvicinarsi ancora di più. No. Anche se no, infatti si è ancora più distaccato. Secondo me ha anche mollato un po' a livello proprio di erogazione di potenza, perché ha capito che era troppo difficile, mentre Gianlu con la soft prima della staccata di Lecom, già davanti all'Advance Apple, che però è su una hard vecchia di 11 giri. Sì, assolutamente. Intanto Topping continua a guadagnare mentre Raffo perde, ha già perso 3-4 decimi di distacco, per cui Topping in questo momento sta letteralmente facendo l'andatura, sta mostrando i muscoli il pilota Mercedes in questo momento, e Raffo sì, diciamo accontenta, diciamo rimane nella seconda posizione. Raffo mi sa che ha capito che purtroppo in queste condizioni non può fare altro, deve stare però attento a Talz, perché la seconda posizione è il minore dei mali, ma deve stare attento. Mentre Snem, attenzione Michael alle spalle di Snem che va lunghissimo, allora prova ad approfittarne Paolo dall'errore del pilota della Force India, anzi Racing Point. Infatti vedo che c'è tanto distacco, wow, ok, questo porta, mostra il fianco di Michael appunto alla Red Bull di Paolo e al compagno Tukumic, non abbastanza per poter impensierirli in quanto avranno tutti occhio il DRS, ma andiamo a vedere stavolta è vicinissimo McLaren. Sì, si è una spinta, occhio, in staccata affonda. E anche Paolo su Michael.
E Maiko, allora vedremo se farà andare Tukumik, perché è una strategia differente, gomma più fresca. Vedremo se in casa Racing Point la penseranno così. Per ora rimangono attaccati. Sì, Sdem già attaccato sì. a Tia Prince. Sdem, se supera subito Tia Prince, può andare a prendere almeno Melissano per la quinta posizione. Sarebbe già per la, sì, per la quinta posizione sarebbe già un risultato super. Assolutamente, considerando da dove è partito. Sì, Sdem. Senza ritiri, senza safety, senza insomma, vantaggi o strategici particolari. Assolutamente, infatti in questo momento il distacco è di due decimi. Non penso tentare l'attacco alla bus stop, a meno che non ci voglia sorprendere con effetti speciali incredibili. C'è vicino, sono a il Sdem affianca il Tia Prince alla bus stop e passa. Riesce a passare il pilota McLaren e guadagnare la sesta posizione. E il Tia Prince leggermente destabilizzato. Scambio mostra il fianco intanto Patrick fra Spaghi. Le Racing Point. Scambio fra le Racing Point, Tukumik davanti a Michael. E adesso per Sdem è corsa. Caccia all'uomo Ferrari, caccia a Melissano. 3 secondi e 4 sono tanti, ma la differenza di gomma dovrebbe aiutarlo. Vediamo. Ultimo passaggio di Melissano, lo verifichiamo subito, potete verificarlo anche da voi da casa sul nostro sito. 45,9, quindi sta andando all'incirca sul 45 alto Melissano. 46 passaggi precedenti, 46,3, 46,1, 46,2. E Sdem infatti subito 3 secondi, 4 decimi tirati via. Eh sì, siamo già al di sotto dei 2 secondi di distacco. Con Sdem che ha trovato la quadra, adesso sta correndo come un pazzo. Mamma mia, le soft sono forte. sono veramente incredibili, sì. Le gomme soft. Tukumik con Paolo che viene scavalcato poco prima del Puon, quindi Tukumik va alle spalle di Patrick Speri in nona posizione. Quindi possiamo dire un Tukumik che riuscirà a guadagnare anche l'ottava posizione. Azzardiamo anche questa cosa, perché mancano 5 giri alla fine. Dovrebbe averne, ma anche per superare il Tia Prince, quindi dovrebbe salire settimo, secondo me può farcela. Sdem in un giro, un secondo ha guadagnato nei confronti di Melissano. Mia. Kaisermetz davanti 46,1, Melissano 45,9. Sdem 44,7, un secondo e due, e un secondo e tre. Pardon, quasi un secondo e mezzo a Kaisermetz. Attenzione, giallo andando con la stessa gomma, 44,3, nuovo giro veloce, ma è dodicesimo, quindi giro veloce che in questo momento non conterebbe ai fini del punto extra. E con Gianluco che è a 2 secondi e 4 da Michael, potrebbe avvicinarsi eventualmente, potrebbe guadagnare anche la decima posizione, in quanto appunto tra Michael e Paolo ci sono 6 decimi di distacco. È vero che mancano 4 giri, ma vedendo la prestazione della gomma soft, mai dire mai, insomma. Giro veloce tra l'altro in questo momento che sarebbe di Top Inchestral, che ha stampato un 44,4 al primo giro lanciato con la gomma media, non eguagliato da nessuno. Sì, l'ha fatto Giallo Coco, ma ricordiamo è fuori dai 10, quindi in questo momento sarebbe fuori, però è a meno di 2 secondi ora da Michael e Paolo. Se dovesse rientrare catturerebbe anche il punticino extra. Esatto, assolutamente. Intanto lì davanti Top Inchestral 7 secondi e 8 di distacco su Raffo Edex di giro 18 di 22, con Sdem in questo momento che sta suonando la carica, si è già portato un secondo e 7 di distacco da Melissano. Parlavate di giro veloce? Ci ha sentito, dai Topping, lo so che ci stai sentendo. Ciao Topping. Ciao Topping. 44,0, mentre Tukumik con Patrick Speri alla bus stop, con Patrick Speri che esce lento, allora prova ad approfittarne anche Paolo che si affianca all'interno, staccata della Source. Paolo interno, occhio perché va leggermente lungo, ma non riesce nell'incrocio Patrick Speri, e quindi Paolo in nona posizione.
Già Lukaku intanto si è portato a sotto il secondo di distacco da Michael, quindi avrà la possibilità di poter utilizzare anche esso il DRS. E Michael che è vicinissimo a Patrick Speri, tocca anche l'erba per un frangente interno. Attenzione, perché l'aveva quasi calibrata male, perché non si aspettava una staccata così profonda di Patrick Speri, che tra l'altro è riuscito anche brillantemente a tenere la vettura in linea. Si è dovuto buttare quasi tutte all'interno per evitare il contatto. Mamma mia, ottima prestazione da parte del pilota Alfa Romeo, assolutamente. Stemmi intanto anche nel giro precedente ha tirato via un secondo a Melissano e sta per entrare in zona di RS. Intanto teniamo gli occhi sulla lotta per l'ottava posizione, praticamente, con Tukumic, Paolo, Patrick Speri, Michael e Gianluca, che sono praticamente tutti attaccati. Giusto, settima, c'hai ragione, sono io che ormai avanti. Non vedo più niente. Non vedo più niente, perdonami. C'è tutto il filotto per la settima posizione. Vediamo se Gianluca con il vantaggio di mescola riuscirà a guadagnare ancora qualche posizione, essendo questo il 20° giro su 22 previsti. Stemmi intanto ha catturato Melissano, si porta in zona di DRS, 8 decimi. Attenzione, Gianluca in attacco sulla bus stop. Bellissimo all'esterno, però non riesce. Sì, Michael ha la meglio in questo momento. Anche occhio grazie al DRS, perché il trenino sarà devastante. Potrebbe essere esplosivo, quindi dei piloti devono stare molto attenti. Intanto vediamo se Stem davanti non esce particolarmente vicino. Credo che gli servirà un altro passaggio per andare all'attacco di Melissano, che peraltro spingendo e cercando di non farsi attaccare da Stem ha ridotto a un secondo e otto il suo distacco da Kaisermetz con due giri e mezzo al termine. Quindi occhio, perché questo aiuta anche Stem, che eventualmente dovesse riuscire a superare Melissano avrebbe due giri per tentare anche l'attacco nei confronti di Kaisermetz. Intanto, perdonami, interrompimi pure nel caso, è uscito sul canale Telegram Formula Italian Team Official Channel la votazione per scegliere il pilota del giorno per il Gran Premio della Sport League a Spa. Telegram è un servizio di messaggistica istantanea con molte cose in più rispetto a WhatsApp. Abbiamo i canali, abbiamo i gruppi, i gruppi ci sono anche dall'altra parte, ma oltre al canale abbiamo 5.000 anche... persone. Bravo, vedo che sei attento a queste cose. Intanto Gianluca 4 secondi di penalità. Gianluca, questi pesano. Questi pesano, sì. Quindi mi raccomando, scaricate dal vostro Play Store o dalla vostra comunque App Store Telegram, se comunque il servizio messaggistica è gratuito, cercate Formula Italian Team Official Channel e votate. È gratis. Ovviamente. E quindi perché no? E perché dire no? Intanto guarda Melissano a 1 e 2 da Kaisermetz, che sta crollando. Oh, attenzione. E Stem ora si trova in una situazione complicata, perché se Melissano aggancia Kaisermetz diventa complicato. Sì, Stem deve chiudere adesso. Quell'ala sta facendo un gran lavoro. Raffo, attacco di Tals che va in seconda posizione, rompe gli indugi dopo aver osservato a lungo il pilota Red Bull. E quindi sale in seconda posizione. Attenzione anche a Tukumic dietro col gruppo. Tukumic riesce a scavalcare il Tia Prince, sale in settima posizione. Questo è grave per Raffaelix, che perde 10 punti sulla classifica piloti. Tanto noi beviamo, perché insomma Danilo dalla chat ci dice bevete, e noi beviamo. C'è stato anche, oltre che sede. Posso dirlo, mi è stato così profetico comunque, perché adesso ho la gola completamente bloccata. Prego. E allora vediamo cosa succederà in questo ultimo passaggio. Crive intanto 3 secondi, era in 14esima posizione, ma rimane tranquillo, ha quasi 23 secondi di vantaggio sul River Tsunami che è dietro. Topping, Kestre abbatte il muro del 44, un primo 43 secondi, 945 millesimi, straordinaria la prova di forza di Topping Kestre. Sì,
Occhio perché Melissano ha agganciato Kaisermetz e quindi abbiamo Kaisermetz, Melissano e Sden tutti vicini. E anche Raffo Idex che tenderà l'attacco, la contromossa nei confronti di Tal, vicinissimo. Sì. All'esterno. E va subito l'attacco. Sì, vediamo se Talz riesce a rispondere in staccato. Vedo che il distacco è veramente notevole adesso. Vediamo dietro perché Melissano è uscito vicinissimo a Kaisermetz, mentre è più attardato Sdem, che praticamente con certezza non avrà occasioni. E non ha un'occasione neanche Melissano, perché Kaisermetz si difende, lo fa in maniera assolutamente egregia, Paolo. Mentre Paolo con il Tia Prince, anche lui a prendersi la posizione dopo Tukumic nel giro precedente, a salire in ottava e a relegare in nona il pilota dell'Alfa Tauri. Stavolta il Tia di solito è stato sempre un pilota molto brillante nei primi giri, stavolta invece una partenza non eccezionale lo ha penalizzato rispetto alla qualifica. Intanto Topping Kestrel sta percorrendo in questo momento il terzo settore. Topping Kestrel nel terzo settore, attaccatissimo ancora Raffo Idex, chissà che non voglia provare un eventuale contrattacco. Michael, 3 secondi lo mettono al pari di Giallo Koku, che quindi può provare a guadagnarsi una posizione in pista. Topping Kestrel, l'ultima curva, l'ultima bus stop, bandiera gialla, attenzione anche dietro. Topping Kestrel vince mentre Sdem prende 3 secondi, incredibile, attenzione dietro alla battaglia con Talz e Raffo Idex che vanno in volata, attenzione, ruota sul traguardo Talz, straordinario, per 65 millesimi di secondo si prende la seconda posizione. Che attacco all'ultima curva, mentre Kaisermetz tiene la posizione su Melissano e poi Sdem, mentre dietro Tukumic, poi Paolo, poi Speri, poi il Tia Prince, poi Michael Giallo Koku, Krive sta lottando con Advance Apple, si prende proprio ora la posizione, ma non servirà purtroppo a nulla perché Krive ha 3 secondi, Advance non ne ha, infatti il pilota Mercedes torna davanti, chiude in 13ª posizione contro la 14ª di Krive, poi River, Tsunami, Ferra e Filippo, che comunque chiude dignitosamente seppur in ultima posizione, ma l'ho detto anche in altre occasioni quando mi sono trovato al commento della Formula Open, è un pilota che partiva da una determinata situazione e sta continuando a fare ottimi miglioramenti. Assolutamente, quello assolutamente, come anche in questo momento Sdem, che è riuscito dall'ultima posizione a ritornare nella parte media della classifica in 6ª posizione, quindi ottima prestazione appunto per tutto il team McLaren, che riesce a dimostrare una solidità veramente importante soprattutto in questa fase di campionato. E se dobbiamo parlare di solidità non possiamo non parlare di Topping Kestrel, prova incredibile qui in Belgio. Certo, non possiamo negare che la strategia e l'uscita dopo il pit stop nel traffico di Raffo Idex ne abbia completamente, diciamo, compromesso la gara, ma comunque il passo mostrato dal pilota Mercedes davanti è stato impressionante, ha dato più volte l'idea di dare quello strappone decisivo, anche quando ha rimarcato quei giri veloci scendendo da 44.4 a 44.0 e poi da 44.0 a 43.9 nel penultimo passaggio. Io la voglio pensare un po' come profetico, come un messaggio che ha voluto lanciare al suo diretto rivale Raffo Idex, dove praticamente dice: sì, tu sei bravissimo, tu sei un grande, ma ragazzo mio, sono io il più forte, sono io quello che andrà a vincere il campionato di quest'anno. E Raffo Idex ovviamente dopo il danno la beffa con l'arrivo in volata che per 65 millesimi gli nega la seconda posizione, gli costa 3 punti mondiali, perde quindi 11 punti, 10 di differenza più il punto aggiuntivo del giro veloce di Topping Kestrel, fanno 11 punti che quindi portano a 46 le lunghezze fra i due contendenti al titolo, che ora iniziano a diventare tante perché insomma 46 lunghezze, siamo prossimi alle 2 gare tonde di differenza fra i due.
2, che iniziano ad essere un margine interessante vedendo quelli che mediamente sono i risultati dei due piloti all'interno di questa stagione. Insomma, la sintesi: Toppin Kestrel non sembra uno che regalerà delle gare dalla fine dell'anno, deve succedere davvero qualcosa di strano per non vedere Toppin sul podio, ecco. Assolutamente, assolutamente, soprattutto considerando che questa, se non sbaglio, è la 14ª gara su 22, quindi i tempi si stanno maturando, la situazione non si sta facendo così tanto rosea per Rafoides, di conseguenza deve cercare di quantomeno approfittarne il più possibile di qualsiasi errore che possa effettuare appunto il pilota Mercedes, mentre in questo esatto momento il pilota appunto Mercedes d'altro canto può giocare la parte dell'ingegnere, può dire ma sì dai, partiamo, arriviamo in seconda posizione, ho un vantaggio importante, possiamo anche permetterci fondamentalmente di non rischiare troppo, di andare adagio e comunque chiudere in posizioni importanti. Nel frattempo, scusami Alessandro, Luca, ti lasciamo la direzione a gara, credo che tu debba... Bravissimo, infatti stavo giusto per dirlo, io mi reco al briefing. Perfetto. E vi lascio le interviste post gara, saluto Perfetto. Tutti gli spettatori da casa e ovviamente ricordo già l'appuntamento di domani, sempre qui, sì. Twitch 21:30, Pro League sempre in Belgio. Un Perfetto, abbraccio a tutti e buonanotte. Luca. Grazie mille Luca, buonanotte. Intanto, se non vado errato, aiuto, sto facendo confusione. Quindi vediamo assolutamente. Se sono entrati. Potrebbero essere entrati. Non vado errato. Tals e Raffo, sì, ci sono. Sì, sono arrivati tutti, quindi un caloroso benvenuto a tutti voi, carissimi Topi Kestrel, Taz, Raffo, Idex. Direi che possiamo partire con le interviste di rito, partendo subito immediatamente da, appunto, da Topping Kestrel. Caro Topping, parliamo molto velocemente della tua gara, partendo appunto dalla qualifica un po' pazzeriella, come si suol dire, con la pioggia che è arrivata dopo i primissimi minuti di sessione, con una gara che praticamente è stata una esemplare prova di forza da parte tua. Sì, partendo dalla qualifica il Matt dava entro 5 minuti la pioggia, infatti ho cercato di uscire subito dai box, però visto che altri sono usciti prima, chi è uscito prima ovviamente aveva un vantaggio, però vabbè. Vabbè, comunque terza posizione non era male viste le condizioni. Per quanto riguarda la gara, primi giri ho visto Raffo che era un po' alto il passo, l'ho cercato subito di passarlo. Poi ha avuto un problema in box, sinceramente non so cosa sia successo, e poi mi sono limitato solo a spingere, basta. Perfetto, soprattutto considerando appunto la prova di forza con non ci aspettavamo dei giri record a fine gara, che pensavamo appunto le gomme medie avessero raggiunto il suo fine gara. Esatto, la macchina è quella, sì, non è che per caso. In realtà tu sei Hamilton, ammettilo, hai questo palco per poterlo ammettere, tu sei Hamilton. Penso che sia simile, sicuramente. Nel dubbio un po' condividiamo, perché secondo me i tempi sono quelli che sono. Perfetto, grazie mille Topping. Vediamo poi successivamente se ci saranno delle domande dalla chat, che ovviamente le proporremo ai primi tre classificati. Grazie mille Andre. Passiamo poi a Taz, che è stato autore di una gara sul filo del rasoio con un arrivo in volata incredibile. Come è stata la tua gara? Diciamo che per una volta mi sono un minimo preparato, quindi il risultato diciamo che si è visto. Ho avuto anche fortuna in qualifica, perché comunque ci vuole anche quello, a non tagliare, a beccarmi la pista un attimino decente. Perché ovviamente i due qua davanti hanno avuto un po' più fortuna di me, altri tre hanno dominato, io ho avuto un po' più di difficoltà, però pensavo di riuscire a giocarmela con loro. In gara, in partenza, anche lì molta fortuna, due posizioni subito, mi sono liberato subito delle due Toro Rosso, poi come sappiamo benissimo Spy è un trenino e niente. Penso che comunque la gara l'ho fatta soprattutto sulla sosta, sul ritardare, perché lì è stata un po' la chiave per tenere il trenino.
E poi niente, è stato una sanguisuga dietro alla scia di tutti, non mi aspettavo altro, insomma. Per un attimo sono sperato di poter prendere top in Kestrel, poi ho visto gli ultimi due giri e ho detto stavo sognando un po' troppo. E niente, gli ultimi due giri, una bella, più che lotta di velocità, lotta di nervi, perché i tempi tra me e Raffo non erano tanto veloci, però ce la siamo giocata sui nervi e per una volta ho avuto fortuna io. Dai, ottimo, perfetto, grazie mille, Talz. Passiamo ora a Raffo. Passiamo ora a Raffo Idex, che ha terminato in terza posizione. Come è stata la tua gara e come è stata qual è stata la tua reazione? E ovviamente in maniera goliardica, diciamo in maniera goliardica, durante l'arrivo in volata. No, nulla, cioè in qualifica ho visto Pioggia, sono subito uscito, però questo gioco è talmente tanto bello che boh, se uno esce davanti a te ti inchioda la macchina, però vabbè, comunque avevo fatto la pole che da una parte non volevo neanche perché avevo paura del primo giro, però vabbè. Parto, alla fine non, il mio ritmo era, non era ottimo, anche perché troppo mi sono allenato poco, si è visto anche. Ho iniziato a girare tipo venerdì. E ai box sono entrato. Io non so perché Topping si è fermato al box prima di me. Non ha, cioè, sono passate altre due macchine. Lui è uscito tranquillamente. Io invece sono rimasto bloccato. E poi all'uscita io mi sono trovato davanti ai River Tsunami. Che devo dire che stasera, mi piace dirlo, ma proprio non ha fatto cose al limite. Veramente al limite, sia con me in gara che con il mio compagno di squadra in qualifica. Ma cose, cioè, che tipo mi stava buttando nell'erba alcune volte. Però vabbè, lì ho perso praticamente tutto il tempo perché se ero uscito dai box, magari stavo un secondo e mezzo, stando dietro a lui e mi spingeva fuori dalla pista, ho proprio perso 6 secondi, 7. Poi niente, nei giri successivi ho perso talmente tanto che sono uscito, cioè Talz mi è uscito davanti di 1 secondo e 8, quindi e nulla, poi Topping comunque aveva un passo mostruoso, quindi ci ho provato a spingere per prenderlo, ma c'è stato due giri che in uno mi ha preso un secondo, nell'altro uno un secondo e quattro, una roba del genere. Gli ultimi giri, quindi ho pensato, ok, devo tenermi dietro Talza, niente, all'ultima curva mi ha fregato lui. Nada da dire. Perfetto. Ho una domanda per tutti e tre, la classica domanda di rito che spaventa i grandi e i piccini, ovvero sia, uno sguardo la prossima settimana, uno sguardo verso casa nostra, uno sguardo verso il circuito di Monza. Come, vi trovate sulla pista Brianzola? Io bene, però vabbè, sempre un discorso di DRS, scia, quindi dipende se riesci a fuggire, se ci sono dinamiche come è successo oggi. In generale rimaniamo tutti vicini. Io invece totalmente buio, tutte le piste di trazione non fanno per me, assolutamente, perché l'unica cosa che non so fare su questo gioco è accelerare, e quindi so già che sarà un Oddio. mezzo disastro. Oddio, Però però permettimi, è un'affermazione importante, nel senso non so accelerare, in che senso, scusami. no, beh, nel senso, quando si esce da delle curve dove c'è richiesto del posteriore, io non riesco a rendere come gli altri. Ho questo difetto purtroppo. E quindi in una pista dove la trazione è praticamente tutto, perché esci dalla parabolica, esci dalla roccia, esci dalla curva 1 e così via, so già di essere abbastanza. Però ci proviamo, dai. Quello è Ok, l'importante. questo è lo spirito giusto. Raffo? Sì, cioè, mi trovo bene, però comunque è relativo perché col livello che c'è quest'anno sia tra di noi che delle vetture sarà un trenino unico, quindi lì è. Forse gira la ruota e vedi come ti va. E vi preannuncio che la direzione gara sarà più stringente rispetto alle ultime gare. Sì, no, lo Questa so, la è una roccia dichiarazione di dura, guerra. esatto, quindi Ah, no, aiuto. beh, le ultime 2 o 3 settimane sono state piacevoli da quel punto di vista per i piloti, perché comunque sappiamo che non ci sono state richieste di giri né in questa gara né nella scorsa, quindi sicuramente è una cosa positiva.
Perfetto, vedo una domanda da parte del grandissimo Hiroshi, che salutiamo e che a cui vogliamo tanto tanto bene. Una domanda per tutti e tre. Quanto l'esperienza sbinnata con le Formula 2 ha aiutato nella gara di questa sera? Le F2 sono in generale molto più difficili da guidare, quindi aiutano sempre. Per me invece nell'F2 vengo da un periodo buio anche lì e ci siamo schiantati sia io che Raffo, quindi allenamento non c'è stato più di tanto, insomma. Però sì, le F2 aiutano col posteriore, soprattutto in questa pista che è sempre un po' di traverso, soprattutto nel T2, quindi sia ai topping, che ho visto che stavo morendo in gara, sospirato un attimino. E anche Raffo, pure io ho dato il mio contributo. Non si stava in pista col posteriore, quindi si aiutano. Abbiamo Sì, sentito le Formula ridere 2. Topping, non so se mi confermate. Infatti Raffaele Sì, chiede sì. conferma. Sì, in gara ha avuto un brutto traverso. La stavo veramente per perdere. No, dalla mia visuale era Sì, terribile, raga. ero quasi fuori. Mi sembra che mancava Raffo, o sbaglio, per la domanda, sì. Sì, vabbè, no, ma le F2 sono delle altre macchine, cioè, sembrano più dei kart, quindi conta poco. Perfetto. Ok. Non Alessandro, ti penso aggiorno ci sul siano driver. altre Sul driver domande. Vai! of the day, allora, con il 34% il driver of the day di questa sera è Tals, davanti a Topping. E Raffo, e poi via via gli altri come Lissano, Sdem e il Tia Prince. Quindi ecco i risultati. Perfetto, quindi congratulazioni Taz e direi di passare agli appuntamenti di questa settimana e della settimana prossima. Il Siriuscus, come ha detto il nostro amato Luca, non si muove, rimane per questa settimana in terra belga. Domani appuntamento con la Pro League, mentre appunto il giovedì appuntamento con la Master e il venerdì appuntamento con la Prime. Settimana prossima ci spostiamo appunto in terra nostrana, in terra italiana, con il Gran Premio di Monza, con appunto il 22 febbraio l'appuntamento della Sport League. Nel dubbio ci troviamo prima che facciamo mini raduno, dici che è Magari, il fattibile? problema è che non si possono fare, altrimenti lo faremmo volentieri. È un gran Vedremo. peccato. Perfetto. Direi che non ci Sì. sono altre questioni, quindi No. direi che possiamo chiudere. Quindi salutiamo i primi tre classificati per la loro disponibilità per questa intervista. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti. Buonanotte. Ringrazio la mano molto importante, la somma mano di Luca che ha dato una mano in direzione di gara e in telecronaca. Un grazie mille enorme alla sapiente regia di Andre. Figurati, grazie a te Alessandro, buonanotte, a domani per la Pro. E appunto, un saluto a tutti, appuntamento a domani per la Pro, mentre per la Sport League ci si rivede settimana prossima. Signore e signori, amici di Formula Italian Team, buonanotte. Ciao.